Ciao a tutti, oggi per voi ho preparato un nuovo video interessante. Oggi parliamo di televisione russa e che differenze e somiglianze ci sono con TV italiana e TV russa, quali tipi di programmi ci sono nella televisione russa, e quali canali russi sono famosi, ma diciamo tutta la generale caratteristica di televisione russa, come tutto funziona nel nostro paese e tutte cose di genere. Racconto pure, più tanto racconto tantissimi programmi che sono diciamo più popolari, più famosi in Russia, TV show, racconto tutti i programmi interessanti che ci sono nella TV russa. Allora, ci sono tantissimi canali in Russia, come in Italia, che sono, diciamo, tantissimi, che si può vedere nella TV russa. Sono canali principali, sono specializzati, per esempio, sono notiziari, come per esempio in Italia ci sono canali notiziari, sono tipo Rai 1, Rai 2. In Russia pure ci sono questi canali, da noi si chiamano Russia 1, Russia RT, Russia 24, che sono diciamo notiziari che raccontano le notizie, raccontano politica, raccontano cose che succedono dentro paese, se è uscita nuova legge da Parlamento e tantissime tante altre cose che succedono nel paese, incidenti, o se è caduto aereo o per esempio cose scientifiche, qualcosa di nuovo in medicina, qualsiasi cosa che è diciamo molto molto importante in questo momento che parlano. E dopo ci sono altri tipi di canali che sono pure interessanti e famosi, che sono, da noi sono, si chiamano STS, TNT, Nickelodeon per esempio per bambini, ma secondo me Nickelodeon anche internazionale, penso che in America, magari in Italia c'è questo canale. Canale Piatti, TVC, Animal Planet per animali che si raccontano solo specializzato per animali, Ostrasiugetnai per i film specializzato, Ералаш, un canale di un programma interessante che ancora esiste da tempi di Unione Sovietica per bambini, pure abbastanza interessante. MTV Dance, che sono le danze, tutti i tipi, MTV Musica, Rockstar e tutti altri tipi di canali. Ci sono sacco tantissimi, Nat Geo Wild, che pure c'è in Italia, e tantissimi tanti altri tipi. Magari voi chiedete a me, ma in Russia pagano la tassa di su televisione? E io dirò no, perché in Russia non si paga la tassa di televisione. Lo so che in Italia sì, si paga la tassa di televisione, che si chiama canone Rai, che si paga sempre, mi pare ogni mese o ogni due mesi se non sbaglio. E in Russia non si paga questa tassa, da noi si compra televisore e si fa abbonamento, come in Italia c'è abbonamento Sky o Now TV, sempre di Sky. Diciamo, da noi si chiama Tricolor TV, che si paga Tricolor TV e ti danno tutto il pacchetto completo, diciamo, generale. Che c'è, diciamo, puoi vedere i film, il notiziario, ci sono magari canali per animali, canali di cultura, che raccontano paesi, tradizioni, tantissime tante altre cose. Diciamo, sì, ci sono anche pacchetti a parte che non includono questo pacchetto, per esempio sono canali per adulti, canali erotici, ma questo si paga a parte. Sì, ci sono, esistono altri tipi di canali, esistono pure. Ma diciamo includono quello generale, e se non sbaglio da noi TV russa si paga, mi pare, o una volta a mezz'anno o una volta in un anno, non ricordo di preciso, ma non è una grossa somma, non costa tanto, comunque è possibile pagarla.
non posso dire di preciso come ora funziona, perché io da tanti anni non vivo in Russia, non lo so ora come funziona, ma io ricordo che non si pagava ogni mese, mi pare si pagava o una volta un anno o una volta mezz'anno, non ricordo di preciso, non voglio dire bugie, diciamo. Ora parliamo di programmi famosi in Russia, televisivi, e che magari ci sono somiglianze, se ci sono differenze, se magari qualche programma somiglia a quella italiana. E ora parliamo di tutta questa caratteristica. Dato c'è un programma che si chiama, uno dei programmi famosi musicali, che si chiama Golas, che si chiama, che si traduce Voce. Sono show dei talenti. In questo programma cercano migliori talenti del paese in direzione musicale, per la voce soprattutto. Partecipano la 150 candidati, e dopo tutta la giuria, quando vanno a esibirsi le persone, giudicano, diciamo, alle spalle, sono girati, non possono vedere l'esibitore, e loro possono solo giudicare sulla voce. Se è piaciuto esibitore, loro premono un rosso bottone, li girano e lo scelgono. Il membro di giuria sceglie, diciamo, sua squadra, dopo che alla fine si conformano le squadre, e alla finale rimangono meno o meno persone, che dopo vince una persona, diciamo uno dei migliori di talenti, che riceve il premio. Come si sceglie questo vincitore? Le persone, popolo, votano, mandano messaggi SMS online su un numero particolare che si dice in televisione, e dopo contano i voti e scelgono uno che è migliore e vince quella persona. Dopo c'è altro programma che si chiama Golas Dieti, che, diciamo, è la stessa cosa quello di primo, però la esibiscono solo i bambini. Partecipanti vanno scelti da 7 anni fino a 14 anni, e diciamo sono le stesse regole come per quella altra precedente programma. Sono girate alle spalle, viene bambino da esibirsi, dopo loro scelgono se è piaciuto bambino, premono un rosso bottone e loro già scelgono le squadre. Ogni squadra ha 15 persone, dopo nelle semifinali rimangono persone ancora meno, sono, diciamo, un trio, dopo questo trio esibisce la prossima volta, e dopo da questo trio rimane uno. Nel finale vince solo uno. Il vincitore certamente riceve il premio. Dopo, altro programma televisivo interessante russa, che è pure molto famoso in Russia, si chiama Пусть говорят, che si traduce Lasciarli parlare. Showman di questo programma Andrei Malakhov e Dmitry Borisov. In questo programma partecipano e persone famose, persone da business show, e anche persone normali, i cittadini normali. Per esempio, succede qualche cosa, diciamo, situazione difficile nella vita a questa persona, lui non sa come risolvere questo problema, lui scrive questo programma, dopo alla fine, non lo so, nella selezione scelgono queste persone, loro vanno a discutere a questo programma con esperti, con politici, con i musicisti, con persone famose del paese, e diciamo il scopo in questo programma è cercare a risolvere situazioni difficili di questa persona, di scopo in questo programma.
Dopo, altro programma abbastanza interessante, russa, che diciamo è diciamo molto molto interessante, io direi anche mi piace tanto, che si chiama «Lucce Всех», che si traduce «Meglio di tutti», è un programma solo per i bambini. I partecipanti di questo programma diventano i bambini da 3 anni fino a 12 anni. Di questo programma diventano i bambini con doni particolari, che sono, diciamo, i geni, sono abbastanza bravi, sono i geni, che possono essere bravissimi cantanti, musicisti, atleti, maghi, sono bambini anche bravi. Поліглот и полислух. Основатель, единственный участник клуба шестилетних любителей Уильяма Шекспира Александр Билеря. Интересно это петь. Когда я прочитаю своего, как его, Шекспира, Гамлет. Я знаю, что есть армянское имя Гамлет. Ты само имя помнишь? Или... Гамлет — это датский принц. Простите. Or not. To be. That is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of our treasure's fortune, or that he counts against a sea of troubles and by opposing. E diciamo sono veramente, li chiamano i geni, che hanno veramente doni. O sono anche bambini acrobati. E dopo, alla fine, nella fine questo programma, in ogni, diciamo, puntata, in ogni stagione, vince solo uno, diciamo, quello più sembrato più migliore e più, diciamo, bambino più interessante che può essere. E sempre showman di questo programma, Maxim Galkin, e vincitori scelgono tramite SMS di popolo, sempre tramite SMS messaggi a certo numero che si dimostra su TV, e scelgono un vincitore. Altro programma abbastanza interessante in Russia, che diciamo molto, secondo me molto somiglia a quella italiana, da noi si chiama «Жди меня», significa «Aspettami». In Italia mi pare una simile, poi si chiama «C'è posta per te». E questo programma, diciamo, raccontano... questo programma è abbastanza sincera, commovente e tenera. Dopo, in questo programma, aiutano a trovare le persone perse. Per esempio, sorelli, nonni, madri, padri, fratelli... Плач. И мы вместе с ранеными и плакали, и все. А дело надо было делать. Altri parenti, per esempio, ci sono persone che sono state divise durante i periodi di guerra e da sacco di anni non si vedono, non sono visti da, diciamo, mezzo secolo, che non... o per esempio sorella e fratello si scoprono che fratello, per esempio, scopre che lui ha sorella e non sapeva tutta questa cosa. È successo nella vita una storia, diciamo, particolare, difficile situazione, in che lui ha scoperto che ha questa sorella e va a cercare sua sorella o qualche altro parente. Prima questo programma si trasmetteva solo dentro paese, per esempio se cercava una persona perduta si cercava solo dentro paese, ora questo programma si trasmette e anche altri, diciamo, altri più 100 paesi di fuori di Russia, che diciamo cercano anche fuori di paese, perché certamente persona può essere in altro paese. Ma secondo me la differenza fra quella italiana e fra quella nostra russa, diciamo che magari quella italiana c'è posta per te, più, diciamo, si racconta più a litigi, diciamo più situazioni difficili nella famiglia, per esempio i figli non possono perdonare la madre perché se n'è andata, per esempio, da sua famiglia.
una situazione diversa, se per esempio papà ha lasciato mamma. E invece questa, quella nostra russa, è più specificata, più per cercare persone perdute. Comunque, però anche in quella italiana ci sono, anche cercano anche persone perdute, diciamo una cosa più generale. Invece quella russa è più specializzata, più per cercare persone. Un altro programma interessante, famoso in Russia, che si chiama Один в один, che è one to one, uno in uno si chiama. È un grandioso progetto di questa versione in formato internazionale, che anche ci sono in altri paesi, anche in Stati Uniti, che si chiama Your Face Familiar, che questo show di cosplay rispetto a artisti di famosi e del passato e del presente. Per esempio vanno a esibirsi le persone famose in Russia, gli stessi cantanti e artisti in Russia, vanno a copiare famosissimi artisti e musicisti di tutto il mondo. Per esempio uno musicista o cantante russo va per esempio a presentare Freddie Mercury, viene da 2 fino a 10 punti, 2 minimo e 10 massimo. Dopo membri della giuria, alla fine può dare anche voti più alti, e dopo nella fine del finale vanno 5 partecipanti, dopo nelle finali scelgono vincitore. Showman di questo programma: Alexander Aleshka, Nonna Grishaeva e Yulia Kovalchuk. Dopo altro programma, diciamo, famosissimo in tutto il mondo, che c'è anche in Russia, Кто хочет стать миллионером, si chiama, significa chi vuole essere milionario, che anche c'è questa programma in Italia, chi vuole essere milionario con Jerry Scotti, che diciamo showman è più famoso in Italia e secondo me è mio preferito, è più bravo e più simpatica una persona. Pure c'è questo programma, diciamo è la stessa cosa praticamente come il sistema, praticamente la stessa come italiana. Fino al 2001 questo programma si chiamava O Счастливчик, che si traduceva O Fortunato, che diciamo il guadagno alla fine, se rispondi 15 domande, tu guadagnami un milione di rubli. Это у нас 4 подсказки. Да, я вижу, что правила изменились. Значит, это помощь зала, 50 на 50 звонок другу, но еще также и право на ошибку. И кроме того, мы просим вас, Николай, выбрать несгораемую сумму для себя, и тогда мы узнаем, в каком вы сейчас психологическом настрое. Che ora hanno fatto diventare, con tempo hanno fatto diventare chi vuole essere milionario, che il costo è aumentato fino a 3 milioni di rubli, hanno aumentato il costo fino a 3 milioni di rubli, regole sempre stesse, deve rispondere a 15 domande correttamente, dove ci sono 4 aiuti, aiuto dello sala 50x50, chiama all'amico e diritto per sbaglio e tutti altri. Showman di questo programma da noi Maxim Galkin e Dmitry Dibrov. E dopo altro programma di famosissimi di altri programmi russi, da noi si chiama Vicerni Urgant, che diciamo somiglia tanto a programma italiano, ma credo che, se non sbaglio, ma che somiglia a programma italiano che si chiama Striscia Notizia. Presentavano Ficarra e Piccone, ora mi pare c'è un altro presentatore, mi pare che loro sono andati. E in questo programma, quello Вечерний Ургант, quella russa, che è praticamente molto simile, raccontano eventi veri che sono successi nel paese, e magari cose strane. Showman racconta a pubblico questa storia e loro fanno diventare una cosa più scherzosa, una cosa da ridere, fanno diventare uno scherzo. Номер 10. Николай Басков и Иван Ургант. PPAP. Вспомним наш 2016.
До жути странный ролик японского диджея просочился в историю просмотров почти каждого уважающего себя поклонника Ютуба. Этот харизматичный мужчина заставил полмира себе подпевать и штамповать пародии. Мог ли вечерний Ургант пройти мимо? Это вряд ли. Вот это я! Вот это Басков! Che dopo questo evento si discute con altri musicisti, con altri ospiti famosi, diciamo, diventa una cosa più comica e una cosa più buffa, anche video strani che sono accaduti, qualche cosa strana, e lo discutono questa situazione in questo programma. E showman di questo programma, Ivan Ургант, Дмитрий Хрусталев e Александр Гудков. Dopo altro programma, diciamo molto, che mi piace assai, mi piaceva sempre assai, che anche quando ero bambina, diciamo, lo vedevo, diciamo, ero ragazzina abbastanza piccola, vedevo questo programma, e da noi si chiama Galileo Galilei, in un programma scientifico divertente, dove rispondono alle domande con esperimenti e prove. Per esempio, se facciamo domanda perché orologi svizzeri tengono il passo, o come producono nuove le macchine, perché sughero del vino non tuffa? В эфире самая прилипчивая среди водных и самая водная среди прилипчивых рубрика программы Галилео, которая называется Эксперименты. Кстати, только что я вам продемонстрировал звуковой резонанс. Но не про это пойдет сегодня речь. Внимание. Шарик опускаем в воду, и шарик практически утонул. Мы же договаривались. Утонул шарик быстро. Итак, шарик, как вы видите, практически утонул. Он находится вроде как взвешенный в воде, но при этом все-таки опустился на дно. И loro rispondono con esperimenti, con le prove scientifiche, in modo divertente e interessante. Questa programma utile come per adulti e come per bambini. Adulto può guardare, diciamo, al mondo con gli occhi di bambino o pensare anche cose banali. Per esempio, non hai pensato mai perché succede questa cosa, perché c'è questa cosa. E in questo programma rispondono anche domande più, diciamo, più strane, più, diciamo, che non, anche ogni giorno noi non pensiamo, diciamo. E showman di questo programma, Alexander Pushnoy. È stata chiamata in onore di fisico e filosofo famoso Galileo Galilei. Il programma famosissimo in Russia si chiama Vesti, che sono le notizie specificate. Diciamo, come in Italia ci sono queste cose che da noi più presentano queste su canale Russia 1, sia 24, sia RTR, sono notiziari, è un programma notiziario generale dove parlano di cose politiche, dove parlano cosa è successo, dove parlano di politica interna e esterna, cose che sono accadute. Dopo c'è altro programma in Russia che si chiama Davai Poženimsya. Dai sposiamoci, se tradurre si chiama Dai sposiamoci. In Italia lo so che c'è un programma simile che si chiama Matrimonio a prima vista, da noi si chiama Dai Poženimsya, e i partecipanti di questo programma sono certamente persone single, sono come le donne, come gli uomini. Là ci sono i pretendenti, tre pretendenti. Per esempio, se viene ragazza single a cercare uomo, ci sono tre uomini che lei deve scegliere, però prima di venire a questo programma lei già ha scelto quelli che sono, diciamo, a lei meno male piaciuti di aspetto, magari di racconto, e questi uomini per prima di presentarsi a questa ragazza raccontano di se stesso, fanno presentazione di quest'uomo, per esempio come si chiama lui, dove lavora, cosa fa nella vita, come suo hobby. E magari fa qualche sorpresa a questa ragazza, o magari canta qualche canzone,
o magari balla o dimostra le sue abilità culinarie, per esempio prepara qualche piatto particolare, o al contrario è un venuto uomo e una ragazza, per esempio, presenta tutte queste cose, racconta di se stessa. E diciamo, esibirsi possono come persone famose e come persone normali in questo programma. Showman di questi programmi sono Larisa Guseeva, Rosa Sibitova, Vasilisa Valadina. Se voi dicete quale ti piace di più il programma, quella italiana, Matrimonio Prima Vista, o quella russa, Davai Poženimse, certamente, sinceramente, io direi che mi sta simpatica più quella italiana, Matrimonio Prima Vista, e secondo me è più, diciamo, secondo me più vera, più, mi sembra più tenera, più reale, mi sembra più simpatica, diciamo, più seria, non lo so, mi piace più quella italiana. Dopo, altro programma interessante in Russia, che vedevo pure io da, anche in Russia, mi piaceva tanto questo programma, che si chiama Sam Sibir Regisseur, io a se stesso regista. In questo programma è abbastanza divertente, dopo vanno dimostrati il video divertente, per esempio vanno a partecipare tantissime persone, per esempio loro registrano qualche video interessante nella casa, o magari su animali, di suo cane, magari cane fa cosa buffa a casa, o il gatto, o magari qualche situazione strana. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие зрители, здравствуйте, дорогие гости, участники сегодняшней передачи. В эфире, да, сам себе режиссер. Ой, Мурка, это мне сосед подарил на 8 марта. Весенний букет называется. Отлично. А то, что я женщина, об этом никто не подумал? А мне цветочек? А ты что, разве у нас цветы любишь? Еще как! Я обожаю кошачью мяту. Ну, по-вашему, валерьянка. Ну да, тебе только дай вот понюхать, ты весь дом нам разнесешь. Ну я разнесу, а че? Праздник? Одно, что ли, тебе гульбанить? Че-то, пап, как-то не очень интересно. Ты сказал, что будет как в сказке, а тут тянем, потянем, а вытянуть не можем. Да че, сынок, это про репку, а тут же мы рыбку утягиваем. Вот смотри, раз, и все, золотая рыбка. И что, она желание выполняет? Ну не сразу, надо на сковородке немного подержать. А когда допо и регистрила, magari mettono i voci, che forse per esempio cane parla, gatto parla, e viene un tipo, diciamo, qualche commedia, e dopo alla fine con voti di persone scelgono, diciamo, video più interessante, più divertente, e dopo alla fine il vincitore riceve il premio. Premio può essere televisore, può essere smartphone, può essere scheda video, o può essere stufa, non lo so, qualsiasi cosa, diciamo, per la casa, o frullatore, non lo so. Dopo, ultimo programma che per oggi racconterò, che da noi si chiama Spacone Noce Malesci, che è un programma adatto proprio per bambini piccoli, che si chiama Buonanotte i piccoletti, che si presenta questo programma, si trasmette da sacco di anni, da 1964. Io ricordo quando ero bambina pure io vedevo questo programma si trasmetteva, mi pare, alle 9 di sera. E, diciamo, in questo programma ci sono quattro personaggi, quattro pupazzi, che sono marionette, sono i bambole, e uno di quelli, per esempio, Porcellino, che si chiama Porcellino Hrusha, energico cagnolino File, intelligente coniglietto Stipashka, e furbo e prudente Orsacchiotto Mishutka, che, diciamo, scopo di questo programma, prima loro presentano lo spettacolo di questi pupazzi marionette, e dopo alla fine, diciamo, fanno vedere ai bambini qualche preferito cartone animato. Повезло тебе, Филя. Отличная машинка. Ага. А как ездит? Да. И туда. Ух ты. И сюда. Ой. Рыбка! Представляете, кто-то оставил для нас письмо и золотую рыбку. Вот всем копейку вы нам ничего не продадите. Так, проходим, не задерживаем очередь. Программату, diciamo, картон анимату.
Diciamo, questo programma dura verso 10-15 minuti. Presentatori di questo programma: Оксана Федорова, Анна Михалкова e Виктор Бычков. Io spero che a voi piaciuto questo video. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale se piace il mio video, lasciatemi i vostri like. Se ci sono delle domande da fare, scrivetemi sotto il mio video. Io saluto a tutti, alla prossima, ciao ciao.